Prima di tutto le tue condizioni. Sono stato operato d'urgenza sabato alle 11:30 e ho finito l'operazione alle 2. E prima di tutto voglio ringraziare l'equipe qui del dottor Medici, che è stato fantastico. E niente, mi hanno operato, devo portare, diciamo, questi ferri che poi pian piano verranno tolti per 4-5 mesi e vediamo il proseguo. Cosa ricordi dell'incidente? Dell'incidente ricordo tutto, se vuoi ti dico i particolari, ricordo tutto, sono stato lucido. Ricordo che c'è stato un rigore inesistente chiamato su di me. E poi addirittura l'arbitro mi ha ammonito, espulso, quando io non ero stato ammonito, in cattiva fede in quel momento. Poi dopo c'è stato il rigore, parato, respinto, io sono andato sulla palla, ho messo la palla in calcio d'angolo col destro e lui di sinistro, sul mio sinistro che era il piede d'appoggio, mi ha calciato e mi ha rotto tibia e perone. Ci sono state le scuse, pure si è fatto sentire il calciatore del Castel San Giorgio? Guarda, il giocatore si è fatto sentire, anche se in quel là per là nella situazione forse non se n'era accorto, perché ha preso la palla e voleva battere il calcio d'angolo. Poi dopo sì, mi ha chiamato e sì, ci siamo mandati un paio di messaggi, niente di più. Senti, è una situazione anomala, noi abbiamo visto le immagini, perché oltretutto era una partita che abbiamo ripreso noi di User TV, quindi abbiamo visto un pochino tutto. Una partita strana, un calcio di rigore difficilmente viene ripetuto, in quel caso l'arbitro ha ritenuto opportuno ripeterlo, si è aspettato tanto tempo, forse l'arbitro non si è reso conto di quello che è successo. Guarda, secondo me l'arbitro non è stato per niente all'altezza, perché nel momento in cui mi sono fatto male c'è stato addirittura l'arbitro è venuto vicino al massaggiatore e ha detto: se lo mettete fuori la linea così continuiamo a giocare. Ha detto una cosa che non esiste né in cielo né in terra, perché io strillavo e si vedeva nettamente che la gamba era spezzata e andava per fatti suoi. Poi dopo che ha detto questa cosa forse se ne è accorto, si è allontanato e non è venuto una volta vicino a sincerarmi di quello che era successo. È stata una vergogna totale su questa cosa. Non sto parlando di arbitraggio, sto parlando di cose umane, perché comunque un arbitro quando va a arbitrare una partita deve gestire prima di tutto le persone in campo e fuori, e lui in quel momento è stato indecifrabile. Senti, in tutto questo i soccorsi sono arrivati in tempi rapidi o si è dovuto aspettare? Guarda, ti dico la verità, sono stato 20 minuti in campo con la gamba rotta perché non c'era l'ambulanza. È stata dura, ma più per me, perché alla fine io ho preso il calcio e non sentivo dolore, quindi dovevo solo aspettare. Per le persone, per i compagni che stavano vicino, che comunque era difficile perché tagliato il calzettone e le scarpe si vedeva lassù fuori, quindi stare 20 minuti lì e io soffrivo, penso che è stato difficilissimo per i miei compagni. E questa è una regola che secondo me deve essere cambiata, perché non è possibile che su un campo di calcio dove ci sono 22 giocatori che giocano, più gli arbitri, più altri in panchina, più c'erano comunque 500 persone, succede un qualcosa, non c'è un'ambulanza, c'è solo un dottore che alla fine, se non sbaglio, era un pediatra. Sono stato 20 minuti e neanche la flebo. Cioè, cose che secondo me in un campo di calcio non dovrebbero esistere. Questo è il mio appunto, perché è una cosa inconcepibile. Senti, sappiamo della vicinanza della tua società, veramente ineccepibile quello che hanno fatto i dirigenti del Lioni. Si sono comportati, al di là del fatto che sei una persona squisita, una persona dove sei stata lasciato il segno, però loro si sono comportati da vera società di calcio. Ma li voglio ringraziare tutti, perché sono venuti tutti dalla primo presidente fino a tutti i dirigenti. Sono stati qua domenica, c'erano 40 persone tra parenti, dirigenti, tutte queste persone qua. Quindi le voglio ringraziare come ringrazio mia moglie, mio papà, mia mamma.